Una ratio volitiva ed utilitaristica decolla con qualche difficoltà e lascia sul terreno dell'Olimpico una Triestina partita da temperature polari che stava risalendo la corrente della classifica. 2-0 il risultato finale per i padroni di casa in un match a corrente alternata. Avvio all'inglese per i biancocelesti che privilegiano le fasce laterali senza comunque riuscire a concludere. Poi l'incontro diventa la camomilla con la Triestina attenta a chiudere gli spazi. Un colpo di testa ad opera di Monelli, una delle poche emozioni. Tuttavia la Lazio cerca, con un po' di affanno, di ricucire il gioco, dare una certa continuità alle sue manovre. E proprio un minuto prima del riposo centra sul tiro piazzato l'obiettivo. La firma è quella di Muro. Dalla camomilla alla caffè, così nella ripresa l'incontro diventa effervescente. La Triestina deve tentare di riequilibrare, allora sposta in avanti il suo baricentro, dando l'opportunità ai biancocelesti di operare in velocità in contropiede. Combinazione Muro-Pin-Morelli, ma anche i giuliani si rendono pericolosi. Segmento Causio del Pra e brivido nel pacchetto difensivo laziale. La Triestina, per raffreddare le punte avversarie, pratica il fuorigioco. Gli ospiti cercano comunque di robustire anche il discorso offensivo. Ci prova Causio, Martina respinge di pugno, ma è la Lazio, con manovre veloci, spesso verticalizzate, a scuotere il match. Acuto Galderisi-Monelli, che preferisce concludere, ma tutto svanisce. La Triestina sottiglia le sue trame offensive, a tratti s'appanna e la Lazio diventa più concreta. Combinazione vincente Muro-Pin ed è il 2-0. Galderisi poi diventa protagonista in aria, reclama il rigore, viene ammonito, non ci sta e abbandona. Il cielo s'oscura, ma Monelli illumina l'Olimpico senza fortuna ed è l'ultima emozione.